Amici di Levante Sport TV, ben ritrovati con Tutto Terza. Andiamo nuovamente a salutare il nostro ospite e opinionista di giornata, Marco Pagliettini. Grazie Marco. Grazie a te, Emilio. Partiamo anche per la terza categoria, andando a vedere i risultati della 26esima giornata. Atletico Casarza, Bocca Gastaldi 3-0, Moniglia, Framurese il 2-1 del Moniglia, 3-2 della Ruentes in trasferta sul campo del Locorecco, l'1-0 del Montepenna sul Ricalcio, il 3-2 del Carasco sul Portofino, il 2-0 del San Pier di Canne sul Carvai, 1-1 United della Palloriese, 2-2 Valle Arenelle. Partiamo quindi con i servizi e andiamo a vedere la vittoria dell'Atletico Casarza. Dal campo sportivo di Casarza Ligure, un buongiorno a tutti per l'undicesima giornata del campionato di terza categoria, gara di ritorno fra l'Atletico Casarza e il Bocca Gastaldi. Andiamo subito a vedere le formazioni con quella di casa che si schiera con Pollina fra i pali, poi a seguire Origano, Massucco, Costa, Vigne, Maggio, Lavagnino, Piscopo, Bisello, Gallo e Schiaffini. A disposizione del mister Fabio Gandolfo, Brusco, Garaventa, Morandi, Filippelli, Tognari, Lavaggi e Roscelli. Il Bocca Gastaldi invece con Caraffini fra i pali, poi Crovetto, Quercia, Nobile, Badiale, Capace, Garbarino, Devisi, Campodonico, Biggio e Berrettieri. A disposizione del mister Francesco Rovegno, Bavestrello, Solari, Timossi, Cavallo e Lago Marsino. L'arbitro dell'incontro è la signora Rachel Nunzia Maria Rabissoni. Posizione di fuorigioco, già battuto il calcio di punizione da Pollina. Ancora il Bocca che recupera il pallone con Campodonico, ha provato direttamente la battuta a rete con la sfera che è uscita sul fondo all'interno dell'area di rigore. Gallo mette fuori il Bocca, ma è ancora l'Atletico con Massucco. Ributta il pallone in mezzo, Bisello, posizione regolare, il controllo palla di Bisello e il vantaggio dell'Atletico. Massucco rimette in mezzo, ottimo il controllo di Bisello che ha beffato il suo diretto marcatore e poi appoggiato in porta, bravissimo Bisello a mantenere la giusta freddezza e portare l'Atletico Casarza in vantaggio quando siamo al 20esimo in questo primo tempo. L'Atletico che passa con Bisello, il cross a centro area, Vigne, poi Costa, Gallo anticipato da Biggio, la conclusione blocca in due tempi Pollina, provato subito a riportarsi in avanti il Bocca Gastaldi, pallone restituito al Bocca, Garbarino, Biggio, ancora Biggio, filtrante Pollina. Ben appostato l'estremo difensore dell'Atletico che ha evitato che il pallone giungesse all'attaccante del Bocca Gastaldi. Biggio, Gallo e Costa. Ancora Costa. Lavagnino, vicino a lui c'è Piscopo, tiene palla il numero 7 dell'Atletico, converge il sinistro e grandissimo gol di Lavagnino. Atletico Casarza che si porta sul 2-0 al 31esimo di questo primo tempo. È stato bravissimo Lavagnino, si è portato il pallone sul sinistro, la conclusione a giro sul secondo palo, nulla ha potuto Caraffini, sfera che si è insaccata in porta. Atletico Casarza che si porta sul 2-0. Si aspetta il fischio del direttore di gara, fischio che arriva in questo istante. Garbarino mette fuori la difesa dell'Atletico, poi Badiale prova la conclusione, respinge con i pugni Pollina, quindi Campodonico, pallone fuori, ma c'era la posizione di fuorigioco del giocatore del Bocca Gastaldi. Vedremo di chi avrà preso il posto, nel frattempo è partito il secondo tempo con l'Atletico in possesso palla. Massucco, si allunga il pallone, Origano, la conclusione provata da Berrettieri con il pallone che è uscito di pochissimo
disimpegno errato quello di Origano con Berrettieri, che per pochi centimetri non ha trovato lo specchio della porta. Biggio, pallone che arriva a centro area, di testa, provato Nobile, pallone sul fondo. Bello lo scambio di tacco fra i due giocatori, però il Bocca ha recuperato il pallone e riparte 4 contro 3. Biggio dalla parte opposta, anzi centralmente per Campodonico, riesce a passare, ancora Campodonico al limite dell'area, la conclusione di Campodonico, il pallone che esce alla destra di Ipollina, Bocca vicinissimo al gol. La toccata, quel tanto che bastava a Pollina per metterla in calcio d'angolo. Origano va a lanciare lungo, Biggio di testa, Badiale, Costa, Nobile, la conclusione Pollina. Era buona l'idea di Nobile. Bocca che deve sfruttare assolutamente questo calcio di punizione, altrimenti poi potrebbero non esserci più altre occasioni per riaprire il match. Tanti i due gol da recuperare in questi pochi minuti. Nobile blocca Pollina. Di tacco Bisello, poi Lavaggi, ancora Lavaggi, Crovetto mette il pallone in fallo laterale. Bisello che dopo il gol si è visto poco, però quando si vede, come in queste occasioni, regala sicuramente bellissime giocate. Ancora Bisello, il cross, viene spinto Filippelli mentre stava per battere a porta vuota, calcio di rigore per l'Atletico. L'abbiamo detto, si vede poco Bisello, ha fatto il gol in primo tempo, colpo di tacco bellissimo qualche secondo fa e poi passaggio per Filippelli, bastava spingere la sfera in rete per trovare il gol. C'è stata però la spinta di un giocatore del Bocca Gastaldi, quindi tutto pronto per il rigore. Va Gallo, gol 3-0 dell'Atletico Casarza, che chiude quindi definitivamente il match, visto che siamo al 46esimo. Pollina, il rinvio dal fondo, il direttore di gara al fischietto in bocca e arriva il triplice fischio. Atletico Casarza che conquista i 3 punti, vince per 3-0 nel primo tempo. Al 20esimo Bisello, al 31esimo Lavagnino, nella ripresa è arrivato il gol al 46esimo o 91esimo, che dir si voglia, su calcio di rigore di Gallo. Atletico quindi che va a 60 punti e continua la rincorsa alla capolista Ruentes. Allora, mi è arrivato questo 2-0, cinismo lo stato puro, avete avuto poche occasioni ma l'avete sfruttata al meglio. Sì, non è stata per niente una bella partita, però erano 3 punti importanti e ora speriamo di fare così fino alla fine. Comunque questa è un'ulteriore conferma che forse la maturità l'Atletico l'ha raggiunta per fare questo benedetto salto di categoria. Oggi magari hai detto bene, partita meno brillante, però sono arrivati 3 punti, è quello che conta adesso. Sì, quello che conta ora fino alla fine sono i 3 punti. Sarà anche i primi caldi, oggi era veramente dura. Come maturità, rispetto all'anno scorso siamo maturati abbastanza. E ora dobbiamo aspettare un passo falso della Ruentes, che lo vedo duro, però noi ci crediamo fino in fondo. Ecco, ti chiedo una cosa su Tognari, che è entrato in campo poi è uscito nuovamente per questo ginocchio che ormai lo sta tormentando. Tognari purtroppo è stato 3 mesi fuori, per noi è una grossa perdita, oggi di nuovo ha provato, ma mi sa che sarà dura riaverlo al 100%. Ma mi sei arrivata questa sconfitta, però l'Atletico Casarza è stato molto cinico, ha avuto 2 occasioni, poi vabbè più rigore, ha trasformato. Voi avete avuto tante occasioni, però siete stati poco precisi sotto porta, soprattutto nel secondo tempo. Sì, vabbè, per noi ovviamente oggi è una partita che la sconfitta la mettevamo già in preventivo, e perché giochiamo comunque, giocavamo in casa della seconda in classifica, quindi è una formazione di tutto rispetto.
soprattutto però anche perché era un momento che settimana abbiamo fatto veramente fatica a trovarne 11 abili arruolati, i 4 in panchina erano 4 dirigenti, cioè c'avevo 2 portieri e 2 dirigenti cambiati da giocatori, quindi infatti si è visto che non abbiamo fatto nemmeno un cambio, i giocatori erano contati, tra l'altro con 4 attaccanti nella linea di centrocampo, la formazione era veramente inventata e da un lato il fatto di aver comunque giocato alla pari con l'Atletico Casarza per 90 minuti è positivo, chiaro che poi comunque alla fine dei conti porti a casa un 3-0 che non fa classifica, non fa morale, non fa niente, purtroppo è così, il momento nostro è così. Sabato prossimo se possibile ci presenteremo in campo in condizioni ancora peggiori, perché l'espulsione è ti priva già di un giocatore, l'unica munizione peraltro è stata data all'unico giocatore diffidato che avevamo, per cui già ne mancano 2 ulteriori e non so quanti ne possano rientrare, perché tra infortuni e squalifiche e problemi di lavoro purtroppo siamo veramente coi ranghi ridotti. Quindi commento la partita oggi, sì, abbiamo fatto quello che abbiamo potuto per un breve momento nel secondo tempo, abbiamo creduto, sperato di poterla quantomeno riaprire, perché poi comunque il 2-0 parlava già chiaro al 45esimo. Non ci siamo riusciti, purtroppo è una costante nostra che prendiamo quasi sempre una valanga di gol belli, molto belli, tecnicamente molto belli, noi purtroppo non ci riescono quelli belli e quelli brutti, per cui io a volte lo dico ai miei ragazzi, spero che, ma a me un gol fatto di pancia sulla riga per me va benissimo, marca gol come far la rovesciata all'incrocio, purtroppo al momento non riesce né uno né l'altro, quindi ci dobbiamo accontentare di quel poco che passa al convento, raccogliere i cocci di questa sconfitta e andare avanti, punto e basta. Pensiamo già alla prossima, nella speranza quantomeno di recuperare i giocatori, tutto lì, poi quel che verrà di nuovo sarà tutto di guadagnato, quel che verrà di più.